Beh, dovevano vincere, erano obbligatori i 3 punti stasera, anche perché il divario tecnico delle 2 squadre è abbastanza ampio, ma comunque hanno fatto loro, dovevano vincere e hanno vinto. Per quanto poi, ripeto, il divario possa essere abbastanza abissale, sono sempre partite di Champions League che devi vincere e non si sa mai in Champions League in ambito europeo. Anche se una squadra inferiore, mai da sottovalutare, soprattutto quando si giocano anche queste determinate trasferte. E l'Inter vince però con una partita che praticamente controlla da inizio alla fine. Primo tempo che poi l'Inter gestisce, gira palla, ma poi alla fine non è che ci sono state tutte queste grandi occasioni da rete. Acerbi me lo ricordo in rovesciata a un certo punto dove il portiere blocca. Poi comunque c'è stato il gol, bel gol comunque di Gosens che per me ha fatto una buona partita oggi, dà la palla a Correa, Correa comunque si gira, vede lateralmente più defilato Dzeko, serve Dzeko che Dzeko di prima intenzione con il tiro a giro di destro fa gol e appunto trova il vantaggio dell'1-0 l'Inter se vogliamo, 1-0 che poi vabbè, ha avuto anche l'occasione Correa con un tiro abbastanza centrale. Se vogliamo anche Dzeko in un contropiede, no? Tira, la palla viene parata dal portiere, poi va a Mkhitaryan che però strozza male il pallone, vero che viene ribattuto da un giocatore del Pilsen, però alla fine se ci pensiamo quella palla era così strozzata e storta che sarebbe comunque uscita fuori. Nel secondo tempo parte molto forte l'Inter con l'impressione che la vuole chiudere questa partita giustamente e logicamente. E la prima occasione ce l'ha Gosens su questo calcio di punizione, se non sbaglio, battuto da Bastoni. Anche Bastoni oggi una buona partita. Gosens spizza di testa, il portiere fa una buona parata, però la palla rimane lì. Skriniar si fionda per poter trovare il tapin vincente. Impatto al pallone, ma il portiere come un gatto reattivo riesce comunque a fare anche la seconda parata di fila. Quindi in questo caso il portiere del Viktoria Plzen è stato molto molto bravo. Poi l'Inter ha avuto anche un'altra occasione. Un gioco veloce sullo stretto, arriva il tiro di Dzeko e anche questa volta il portiere del Plzen fa una buona parata. E poi dopo queste 2 parate qua, tra l'altro, c'è anche l'espulsione del giocatore del Plzen perché fa un intervento veramente molto molto brutto su Nicolò Barella, ragazzi, brutto brutto, palla ormai scaricata, completamente in ritardo, piede al martello sulla tibia, roba che se non c'ha il parastinco veramente che gli copre appunto la caviglia. Gli fa male, gli fa veramente veramente male, l'arbitro inizialmente da giallo, Bastoni si fa ammonire perché si lamenta, perché aveva già visto l'intervento che era grave ed era da rosso, però le lamentele ci sono state, quindi l'arbitro l'ha ammonito, poi chiamato dal VAR, giustamente, rivede l'intervento e decide di dare il cartellino rosso. Che però, destino vuoi, Poulsen, se vogliamo, quando ha giocato in 10, ha giocato meglio di quando era in 11. È vero che poi l'Inter trova gol del raddoppio su un magnifico contropiede dove Dzeko sceglie, se vogliamo, anche la scelta più difficile, no? Perché orchestra perfettamente questo contropiede. Aveva a sinistra Correa, che secondo me era il passaggio più scontato e semplice, ma invece lui va a destra con col passaggio a Dumfries, che era un po' più difficile, la palla in qualche modo a Dumfries arriva, stop a seguire, tiro e batte il portiere del Viktoria Plzen e quindi l'Inter la chiude sul 2-0. La chiude su 2-0, giochi chiusi, però comunque il Poulsen qualche occasione in 10 l'ha avuta. Mi ricordo il tiro del giocatore del Poulsen, appunto, che Skriniar si mette una pezza, la palla viene leggermente deviata e comunque a fin di palo, se vogliamo, esterno della rete. Una spizzata del giocatore di testa anche subentrato del Poulsen, dove Onana ha i riflessi per poterla mandare in calcio d'angolo. Diciamo che qualche occasioncina qua e là l'ha avuta in 10, in 11, a parte qualche tiro da fuori nel primo tempo. Matuidi, che comunque lo specchio della porta non lo centrano mai, non ne ha avuti, non ne ha avuti. E infatti, per quello vi ripeto, è una squadra che tecnicamente era molto, molto inferiore. L'Inter. Poi ci ha provato, sì, con un colpo di testa anche di Dumfries, alto sopra la traversa. Avrebbe voluto provare a fare il 3-0. Ecco, diciamo, l'Inter secondo me poteva anche farne un po' di più. Qualche contropiede non è uscito bene. Se quello del secondo gol è stato fatto molto molto bene, alcuni contropiedi non sono stati sfruttati a dovere. Però niente, ragazzi, la vittoria se la portano in tasca. 3 punti importantissimi, anche perché stasera poi giocano Bayern Monaco.
e Barcellona che sono entrambe a 3 punti e comunque è la logica, qualcuno perderà punti o perderà punti il Bayern o perderà punti il Barcellona o magari ne acquisteranno una a testa perché faranno un pareggio, però comunque punti che comunque possono perdere. Secondo me un pareggio sarebbe la cosa più giusta per l'Inter, o dico una cavolata? No, forse no, magari se perde una rimane a 3, non lo so, non lo so. Fatto sta che comunque questa sera qualcuna perderà punti a prescindere, quindi è un buon risultato. L'Inter doveva vincere in trasferta e ha vinto. Una squadra non irresistibile, però comunque, ripeto, in Champions mai sottovalutare nessuna squadra. Niente ragazzi, io direi che il video può finire qua, quindi se vi è piaciuto lasciate un bel like, mi raccomando, commento questi commenti, fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate appunto di questa partita qua tra Victoria Pilsen e Inter, e soprattutto ragazzi, anche se vi piace, iscrizione al canale che importa, se non costa voi tanto, basta che fate clic su iscriviti, e siete iscritti senza costi né nulla, mi spero così, non se lo fate, vi ringrazio di cuore, condividete il video con i vostri amici per iscrivere anche loro, e attivate le notifiche così non perdete i prossimi video, passate sotto il link in descrizione della barra di questo channel, e al link del mio profilo Twitter, ragazzi, qui da me che è tutto, bella!